Bella a tutti ragazzi, sono Medina, bentornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi sono qua con un breve molto più video del solito. Con un video molto più breve del solito, in quanto oggi è Natale e colgo l'occasione al volo per farvi gli auguri. E ovviamente a Natale non vi porto un video pesante, magari da 10 minuti o un quarto d'ora, che potrebbe portarvi via troppo tempo, perché comunque il Natale logicamente si passa in famiglia e non voglio disturbare troppo, ecco, non voglio essere invadente. E quindi vi porto un video molto sciallo, sono più o meno sui 4 minuti, quindi penso possa essere anche abbastanza leggero da vedere. Che, come avevo appunto già preannunciato sulla pagina Facebook, questo video tratta la classe, a mio parere, più completa e migliore di questo gioco. Dico migliore perché, allora, innanzitutto parto dal presupposto dicendo che ci sono armi molto più forti di quella che sto utilizzando, però ho trovato questa combinazione che a mio parere è davvero perfetta per giocare bene. E quando puoi giocare bene puoi definire appunto la tua arma, tra virgolette, la tua classe, la migliore. Perché? Perché allora sono riuscito a trovare una combinazione di due armi, che ovviamente avrete già visto, che messe insieme hanno davvero quel qualcosa che le rende quasi complementari, le rende perfette l'una insieme all'altra. E come avete già capito sono l'ICR ed il VMP. Allora, ICR ragazzi, scelto come primo fucile da... ho detto VMP, volevo dire RK5, scusatemi. ICR, fucile d'assalto, logicamente, perché questa classe è basata sull'avere un'arma che spara bene da lontano e si ha sicurezza da lontano e anche dalle medie distanze, e una dalle corte che dà appunto molta sicurezza. Allora, ho scelto l'ICR perché comunque dalle lunghe distanze insieme allo Shaiva sembra quella che dà un po' più di sicurezza. Semplicemente magari dalle medie o dalle corte è un po' più veloce a poter appunto fare l'uno contro uno se poche volte non si ha l'RK5 in mano, quindi è un po' più facile e quindi ha più precisione da lontano rispetto ad esempio al KN o al Man of War. Ed infine, come secondario, ho scelto l'RK5. RK5 che può essere anche sostituita con la LK9, ecco. Che però, vi dico, io preferisco l'RK5 perché comunque sin da Black Ops 2 sono stato uno molto affezionato a queste armi, tipo la B23R o cose simili, che mi piacciono davvero molto perché mi danno una buona sicurezza sia sotto il punto di vista di danno sia sotto il punto di vista di precisione. Quindi mi raccomando, provatela questa classe che è davvero molto buona. Vi dico molto velocemente quali sono anche i perks che logicamente giocano un ruolo importante nella classe. Sono sesto senso, che io lo uso sempre perché mi trovo davvero molto bene, magari quando un nemico mi corre vicino non lo vedo, mi giro e lo shotto. Poi, come secondo perk, uso prestigiatore, che è molto importante perché l'arma la tira fuori magari più velocemente mentre si corre, e tracciante che soprattutto su tutti contro tutti è molto facile perché vi dà... dato che comunque lascia i passi dietro, magari a volte potete trovare i nemici più facilmente. E come ultimo perk uso propulsione furtiva che, come voi tutti ben sapete, non fa sentire i vostri rumori quando saltate e non fa neanche vedere il cerchio sulla minimappa, quindi anche questa è molto utile. Ed infine uso canna lunga sull'RK5. L'ICR è accessoriato con canna lunga e caricatori aumentati, e penso che in conclusione sia una classe davvero davvero molto forte. Io vi consiglio assolutamente di provarla, soprattutto perché per tirare Strix e tutto penso sia molto buona, soprattutto grazie alla sua completezza sia dalle lunghe sia dalle corte distanze. Quindi mi raccomando, provatela, fatemi poi sapere magari con un commento come vi sembra, se sostituireste qualcosa in questa classe. E nulla, io vi auguro ancora un felice Natale e un buon anno nuovo. Comunque noi ci troviamo anche domani con un nuovo video. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento se è stato di vostro gradimento, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Per oggi da Medina è tutto e bella.